Francesco Renga è tornato ad aprile 2016 con un nuovo album dopo 2 anni fatti di grandi successi radiofonici ed una tournée sold out. Scriverò il tuo nome, questo è il titolo dell'album, ancora una volta prodotto da Michela Canova e Orfila, presenta il cantante bresciano in una veste completamente nuova. Addio alle lente ballate dall'ampio respiro vocale per far spazio a suoni moderni, contaminati abbondantemente di elettronica, testi semplificati e una voce in secondo piano rispetto alle melodie orecchiabili. Manifesto di questo nuovo progetto innovativo non poteva che essere il singolo di lancio Guardatemi Amore, scritto in collaborazione con Tony Maiello, Sabato Salvati ed Enrico Palmosi, dove si ricerca il ritornello radiofonico inneggiando la bellezza della vita, dicendo ricordati amore che la vita è un raggio di sole e di notte no, non si muore mai. Voci che sovrappongono per ricreare quell'effetto sperimentato nel precedente disco con pezzi come Il mio giorno più bello nel mondo. Su questa scia continua, sia per sonorità che per tematiche, anche il secondo singolo estratto, Il bene, scritta da Ermal Meta e che appare come una perfetta dedica d'amore in cui la melodia si fa meno sinfonica per dirigersi verso la parte più ritmica ed estiva. Con Tony Maiello, Michael Tennisci, Michele Canova e Orfila, Francesco Renga firma anche la title track di questo disco, Scriverò il tuo nome. È il perfetto succo dell'identità artistica del cantautore bresciano che si ascolta in questo album. Tema che rimane costantemente l'amore nella vita quotidiana, voce mai protagonista ma sempre al servizio del brano e che spesso utilizza le doppie voci in sovrapposizione, e i tipici testi mielosi delle hit radiofoniche attuali condite con qualche sporcatura elettronica che oggi sembra essere l'unico elemento indispensabile. Più elettroniche estive nelle sonorità sono invece 13 maggio, che racchiude la fine di una storia d'amore che però non si chiude per sempre, e Rimani così, che proietta invece l'attenzione al futuro, e L'amore sa, una delle migliori cose di questo album che racchiude anche la firma del giovanissimo Francesco Gabbani, ultimo vincitore del Festival di Sanremo. Perfetto, unisce suoni acustici ed atmosfere elettroniche con le solite controvoci, onnipresenti, raccontando l'amore più totalizzante, mentre invece I nostri giorni si rivela come un potenziale singolo estivo per la firma illustre di Neck, che porta quella freschezza compositiva che gli è abituale, testimoniata dai cori alla Coldplay che perdurano per tutto il pezzo, con quel oh 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 che rende il tutto martellante. La parte migliore del disco rimane comunque quella più intima e melodica, anche qui l'elettronica è presente come la batteria e la parte ritmica, ma l'atmosfera si fa più chiusa e riservata improvvisamente. Sulla pelle apre meravigliosamente questa sezione facendo un decalogo sul passare incessante della vita, focalizzando l'attenzione sulle scene quotidiane. Con Fortunato Zampaglione, Renga firma Migliore, che fa ascoltare finalmente qualche accordo di una chitarra acustica, ponendo in primo piano la voce di Francesco prima che ritorni protagonista la parte ritmica. Così si diversa, e un'altra delle cose migliori di questo album, Spiccare il volo. Un addio definitivo ad un amore, senza rimpianti, lacrime o dolore, perché desiderosi di volare più in alto di prima. Chiudono il tutto a Meno di te, che parte con lo sconosciuto pianoforte per poi ritornare nei territori più usuali di questo album, e Cancellarti per sempre, che la partenza intima e la posizione in fondo a tracklist sembra essere capace di riportarci al Renga di Angelo. Ma poi il tutto si risolve in un timido ricordo quando entra la batteria creando un qualcosa di diverso, ma che in questo caso funziona. Questo nuovo progetto del cantante bresciano si presenta come un buonissimo ritorno e una conferma nella nuova via contemporanea intrapresa già nello scorso disco datato 2014. Rispetto a Tempo Reale, in questo Scriverò il tuo nome, si nota una certa uniformità stilistica e una uniformità di produzione. Un disco che alla sua ha una precisa uniformità che costituisce sicuramente un pregio, ma contemporaneamente un difetto. Il Renga dolce e melodico, ma anche quello rock, è sparito nel tutto, lasciando spazio a dei suoni elettronici, all'utilizzo nauseante delle doppie voci in tutte le tracce e ai testi più uniformati. Manca la grande hit, manca la scintilla che fa scoccare quella sensazione che fa dire wow, manca forse anche il coraggio di proporre un qualcosa di diverso da quello che ormai tutti fanno musicalmente per assicurarsi qualche successo in più. A mio modo di vedere era preferibile il Renga di Vivendo Adesso e Angelo, a quello di Guardami Amore e Il mio giorno più bello nel mondo, ma poi sono gusti. Miglior traccia, Spiccare il volo. Voto complessivo dal 7 all'8.